Mario Mancini, l'Attila ha ripreso gli allenamenti dopo la grande vittoria di sabato che vi ha permesso di centrare la qualificazione ai playoff. Prima dei playoff però ci sono altre due partite di play-in da disputare. Ecco, ti chiedo se può essere un bene o un male aver raggiunto la qualificazione con due giornate d'anticipo, oppure preferivate no, iniziare subito con i playoff? Dici un po' la tua. No, secondo me è stata un'ottima cosa guadagnarci il pass per i playoff due partite prima della fine dei play-in, perché in questo modo abbiamo queste due settimane dove non è giusto dire staccare la spina, anzi il contrario, ci stiamo preparando ancora di più per i playoff senza però avere lo spettro del dover vincere per forza le ultime due partite, quindi assolutamente una cosa positiva. Ecco, praticamente non avete perso nemmeno una partita di questi play-in silver, magari ecco, conservare l'imbattibilità nelle altre due partite potrebbe essere no, una motivazione che vi potrebbe portare a dare il massimo in queste due partite appunto. No, assolutamente, ci mancherebbe altro, noi non è che allentiamo l'attenzione o ci metteremo sicuramente la stessa enfasi e la stessa voglia di vincere, però ecco, sicuramente lo faremo con la mente sgombera, quindi senza pressioni, senza dover appunto per forza vincere, perché abbiamo già conquistato l'obiettivo. Ecco, dando uno sguardo invece alle possibili avversarie poi dei playoff, c'è qualche squadra che magari preferiresti incontrare oppure preferiresti evitare? Ma diciamo che sicuramente mi farebbe molto piacere affrontare Bramante personalmente e penso anche di parlare a nome di tanti ragazzi della squadra, ma più che altro per quello che c'è stato l'anno scorso, insomma tutto il percorso di come sono andate le cose, quindi se dovessi sì, preferirei beccare Bramante, ma più per un discorso ecco di seguito più che di squadra vera e propria. Abbiamo parlato dunque di questa grande striscia di risultati. Secondo te cos'è che vi ha permesso appunto di raggiungere questo stato di forma e giocare veramente una grandissima pallacanestro, un grandissimo gioco di squadra? Ma sicuramente le cose vengono piano piano, questo in particolar modo, il trovare un'amalgama giusta, trovare i giusti equilibri di squadra con i compagni e via dicendo, sono cose che comunque a mio parere non vengono subito, c'è bisogno di allenamento, c'è bisogno di rodarsi e via dicendo, quindi credo che quello che abbiamo raggiunto è merito sicuramente nostro in primis, ma di tutto il lavoro che facciamo quotidianamente in palestra, degli allenamenti che sono sempre tosti, sempre insomma al massimo, e questo ci permette di migliorare settimana dopo settimana. Domenica dunque si va a Ferentino per vincere. Sì, assolutamente, non c'è dubbio. Si va a Ferentino per vincere e poi in casa contro Viterbo per vincere di nuovo.